Ciao Baglio. Allora, parliamo di questi cambi di stato, di animo, sbalzi di umore che avvengono così improvvisamente, senza avere la possibilità di rendersi conto di cosa stia accadendo. Allora, ragazzi, se capita a me e poi capita al mio fratello spettro maleditto che abita a 600 km e poi capita un altro fratello che abita in Sicilia. Questi sbalzi di umore senza preavviso, senza motivazione alcuna, allora ci sarà qualcosa effettivamente che va a influire sul nostro campo neurale. Qualcuno può dire il caso. Beh, il caso non esiste, il caso è l'ordinamento del caos. Dunque, che cosa accade se noi abbiamo una giornata stupenda, tranquilla, in pace, in armonia, sia dal punto di vista emotivo, da un punto di vista affettivo? Quindi abbiamo una giornata stupenda, andiamo a dormire, il mattino successivo ci svegliamo con uno stato di animo diametralmente opposto a quello del giorno precedente. Ma cosa è successo? Ci svegliamo apatici, fiacchi, demotivati, senza voglia di far nulla, quasi quasi insignificanti a questa vita, a questa esistenza. Cosa accade? Qualcosa accadrà durante la notte. Qui non ci piove. E a mio avviso ci sono due strade che possono influire e interferire, perché come sapete, noi siamo, non siamo solo un corpo, non siamo solo una mente, ma siamo ben altro. Siamo così complessi che eviterei di parlare in questo piccolo video. Quindi vanno a interferire con la nostra mente, con i nostri pensieri, ma più che altro con la nostra coscienza. Perché quando noi dormiamo abbiamo una fase di subconscio, da non confondere con l'inconscio. Quindi nella fase di subconscio ci sono delle interferenze che possono essere effettuate da un punto di vista militare o paramilitare o extramilitare, con del rilascio di onde elettromagnetiche che vanno a interferire con il nostro campo neurale, perché esiste una rete neurale come le fasce radio. Quindi le frequenze, esiste anche un nostro campo neurale che è nell'etere. E quindi interferendo con questo campo vanno a far leva e a far pressione sulla nostra mente e al mattino ci si sveglia in questo modo. Oppure c'è l'altra strada delle entità che agiscono a livello sottile. Ecco perché ho detto evitiamo di parlare in questo video, perché siamo così complessi che eviterei di parlare in questo video. Vanno a intaccare, a interferire a livello sottile sui nostri corpi sottili e quindi soprattutto sul nostro corpo psichico, che va a cascata, quindi fino a arrivare al corpo astrale, al corpo eterico e poi al corpo fisico, quindi a quello grossolano della nostra mente. Ma possiamo essere anche attaccati da due fronti, quindi da quello paramilitare con l'ausilio di onde elettromagnetiche e non solo elettromagnetiche, ma anche altro tipo di onde, o a livello sottile da queste entità. Ma perché fare questa azione sull'essere umano? Allora, l'essere umano è davvero così potente da tenerlo a bada in questo modo? E a questo punto sì, l'essere umano ha un potenziale enorme, 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 tanto da far paura ed essere temuto al fine di tenerlo in una bassa vibrazione con queste diciamo azioni. Anche perché, ragazzi, noi abbiamo un nostro campo, oltre un campo neurale dove trasmettiamo, abbiamo anche un campo morfogenetico, quindi la nostra aura può essere interferita e con l'azione di queste entità che cercano di tenere l'uomo
in basse vibrazioni, quindi la bassa vibrazione sono i pensieri mirati alla incapacità, alla lamentela, alla insoddisfazione. Quindi ci tengono su questa bassa vibrazione perché se vibriamo in modo gioioso, se vogliamo dire, non va bene perché l'uomo così potrebbe risvegliarsi. Perché quando si ha un equilibrio, quello che fanno è tentare di ostacolare, di sbilanciare questo equilibrio armonico interiore che noi effettuiamo attraverso un percorso, attraverso una ricerca, attraverso l'unione di due anime che entrano in sintonia e loro allora non va bene questa unione di queste entità, perché effettivamente l'uomo ed ha un potenziale enorme, perché se si risveglia del tutto è chiaro che queste entità non possono più parassitarci, ok? Quindi entità a livello sottile e anche l'uso di interferenze dovute ad onde e non solo elettromagnetiche, ne esistono di altra natura, sulle nostre onde neurali. E dunque noi siamo attaccati, soprattutto quando siamo più vulnerabili durante la notte, perché abbiamo uno stato di semicoscienza, quindi subconscio, e lì entrano, interferiscono e noi ci alziamo in un modo opposto al giorno precedente, perché vogliono che l'uomo deve vivere in questo stato per essere controllato. L'uomo, l'essere umano è controllato su questo piano, quindi bisogna vibrare a una bassa frequenza e quindi stato vibratorio per essere controllati. Bene, questa è la mia visione, ascoltiamo le altre. Parlate a bassa voce, parlate a bassa voce perché se mi sentono, porca miseria, mi sto proprio inventando di sana pianta questa cosa. Non so se vi è mai capitato, no? Vi svegliate la mattina che siete nervosi, siete strani. Ovviamente qualcuno può dire, vabbè, spettro, chissà che ti sei sognato i mostri, che ne so, allora ti svegli la mattina che sei strano, è normalissimo. Allora guardi la tua dolce metà che sta peggio di te e dici, ma perché stai così nervosa, così ansiosa? Che hai fatto? E lei ti risponde, non lo so, mi sono svegliata così. Allora tu pensi, vabbè, ho capito, viviamo la stessa vita, le stesse esperienze ed è normale che con le stesse esperienze sviluppiamo le stesse reazioni. Poi esci fuori per strada e magari incontri un amico, incontri delle persone che tu conosci che stanno peggio di te, sono nervose, ansiose, hanno qualcosa che non va e ti dicono: Madonna mia, io mi sento così strano, mi sento così angosciato, c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa. Vabbè, allora tu dici, vabbè, ho capito, stiamo nella stessa città, viviamo le stesse esperienze a livello di città, che ne so, oggi è sto giorno della settimana, si fanno determinati. Cioè, cerchi di dare una spiegazione logica e razionale al problema. Il problema nasce quando ti chiama un fratello che sta a 500 km di distanza da te
gli dice: ciao fratello, come stai? E tu gli rispondi, botta risposta, una chiavica, un tombino. Sono come un tombino di quelli che stanno per strada. Mi sento malissimo, ho l'ansia che mi sprizza fuori dai pori della pelle, sto avvelenato come una vipera e non so il perché. E quello sparisce per qualche secondo dal telefono e tu dici: pronto, fratello? Guarda, sto alle stesse condizioni tue. Allora tu pensi, vabbè, dai, che ne so, e ti cominciano a mancare le spiegazioni, perché dici: ma che cosa può essere? Cioè, ho capito, io mi posso svegliare così, la mia dolce metà vive le mie stesse esperienze, esco fuori, gli amici, le conoscenze, le persone, bene o male stanno nella stessa città, va a capire che potrebbe essere successo. Ma a 500-600 chilometri da te parli con tuo fratello che ti dice queste cose e la compagna ha gli stessi sintomi, cominci a dire: qui c'è qualcosa che non va. Allora, non so se vi è mai capitata una cosa del genere, sembra, almeno così a mio primo acchitto, sembra una cosa pilotata, cioè come se ci fosse tutto questo popolo che venisse in qualche modo bombardato, tra virgolette, bombardato, non so, onde elettromagnetiche, qualcosa di chimico, perché si sente una sorta di elettricità nell'aria, ti senti elettrico. E come stai tu così elettrico quella giornata, tutti coloro che ti girano attorno sono elettrici, e caso strano deve succedere sempre qualche cosa di brutto. Non lo so, sentiamo un attimo le vostre esperienze in merito, perché a me non è la prima volta che succede una cosa del genere. Un abbraccio a tutti, Spectro Maledicto. Cambiamenti di stato repentini, emotivi, interiori, da cosa possono dipendere? Premetto che la spiegazione che fornirò tratta di una concezione della realtà assai più sofisticata e autentica rispetto a quella comune, per cui il mondo sensibile è ridotto a una serie di sensazioni all'interno del nostro campo mentale. Anche il cervello sensibile e il nostro corpo sarebbero delle sensazioni nella nostra mente. E al di là di ciascuna mente, di ogni essere vivente, ci sarebbe una matrice di informazioni che proietterebbe la stessa rappresentazione del mondo in ciascuna mente di ogni essere vivente. Quindi ci sarebbe comunque in questo paradigma una realtà fondamentale che però non avrebbe uno spazio, un tempo e un'estensione, e dunque sarebbe priva di materialità, ma sarebbe un puro logos, una pura intelligenza assoluta che attraverso un ordine prestabilito di percezioni simula la stessa rappresentazione del mondo in ciascuna mente. È probabile che tra i vari campi mentali e questa matrice ci siano diversi livelli di esistenza messi in un ordine, in un rapporto gerarchico, tale da consentire una certa libertà di manifestazione da parte delle menti. Cioè, se la matrice di base non è in divenire, non ha uno spazio, non ha un tempo, vuol dire che contiene già eternamente tutte le possibili dinamiche, tutte le possibili situazioni in forma potenziale come pura idea. Ebbene,
Nelle menti invece si andrebbe a manifestare di istante in istante solo una di queste innumerevoli possibilità. Non è da escludere che tra i campi mentali e la matrice ci siano, come ho detto prima, altri livelli di esistenza nei quali possano risiedere altre entità rispetto a noi, che possiamo chiamare alieni. Non dimentichiamo che, anche se stessimo all'interno di una posizione materialista, quella che vediamo è soltanto una minima parte del mondo, perché intanto, secondo il materialismo, comunque noi percepiamo all'interno della mente, solo che per il materialismo la mente è dentro la testa. Ebbene, nella testa non ci sono le cose fisiche, ma ci sono sinapsi e neuroni che attraverso interazioni di natura elettrica vanno a produrre le percezioni del mondo. Quindi non solo noi captiamo con il corpo soltanto alcune informazioni che sono quelle inerenti ai fotoni, alla luce, ma appunto questa informazione costituisce solo il 4 o 5% di tutti i raggi e di tutte le informazioni che ci sono al cosiddetto esterno. Per cui non è da escludere neanche nel materialismo che in quel 96% possano risiedere altre entità costituite da altri costituenti che non possiamo percepire con alcun tipo di senso, perlomeno ordinario. Ma c'è di più, siccome l'idealismo a cui mi riferisco quando ho detto che la matrice proietta la realtà, ecco, tale idealismo mette anche in crisi l'idea che esista un corpo fisico che capta le informazioni, ecco, ci sta solo la mente che riceve informazioni e che produce la rappresentazione di un corpo e di un cervello, per simulare l'idea che noi siamo individui separati anziché quell'unica fonte, quell'unico Dio, che in realtà è la vera identità di tutti, persino degli alieni. Allora, per concludere, questa piccola spiegazione, io ritengo che i cambi di stato, di emozioni, che possiamo avere da un momento all'altro, anche tra la notte e il risveglio, possano dipendere da interazioni che si possono avere con entità, nella maggior parte dei casi manipolatrici e truffaldine, che possono interagire negativamente con noi, assorbire la nostra energia e quindi causare questo cambiamento di stato. Però, tuttavia, questo cambiamento di stato può dipendere essenzialmente da noi stessi che, magari per dei sogni, degli incubi o dei pensieri che abbiamo prima di addormentarci, entriamo in uno stato mentale che favorisce l'apertura con certe interazioni negative. Quindi la causa di tutto potremmo essere sempre solo noi nella determinazione e non nella creazione della nostra realtà individuale. Giorni fa, nella mia corte, mi è capitato di assistere a una forte lite tra vicini di casa per due auto che si sono leggermente toccate nel parcheggio. E proprio questo frangente mi fa pensare proprio al tipo di stato d'animo che c'era in quel momento. Lo stato d'animo che ha provocato anche alla mia persona è lo stato d'animo soprattutto di quelle persone che ne erano coinvolte. Ora, ultimamente ho fatto un'ipnosi regressiva, di cui l'ultima addirittura non ricordavo nulla se non fosse stato per la registrazione perché ho dormito. Io ho dormito, ma in realtà il mio inconscio parlava con la psicologa che mi stava analizzando. Ebbene, e ho scoperto delle cose un po' inquietanti. Sinceramente sono molto inquietato da quello che ho scoperto da questa ipnosi regressiva, cioè da quello che c'è dall'altra parte di questa realtà. Cosa voglio intendere? Voglio intendere che ho scoperto che questa realtà non è la realtà, cioè che la realtà è fuori dal mio corpo. Fuori dal mio corpo c'è una realtà completamente diversa che, guarda caso, si usa proprio degli stati d'animo.
Ora io sono contento che si è deciso di fare in gruppo questo video dove ognuno di noi dedica 5 minuti per poter dire la sua e mettere insieme questo video dove si trae una conclusione su 4 idee differenti. Bene, io voglio dire la mia idea dopo l'ultima esperienza che ho avuto, che sinceramente mi ha un po' sballottato, sono ancora un po' sballottato, anche perché comunque l'ipnosi regressiva lascia una controindicazione. Quando tu torni indietro di una vita e te la ricordi, ti porti questo ricordo anche nella tua vita. E vi posso garantire che questo ricordo, anche se mi ha dato dei pregi, mi ha dato anche comunque dei ricordi e delle domande su persone che io ho vissuto, che ho conosciuto e che mi farebbe piacere rivedere, magari si potesse. Vabbè, comunque, quello che mi sta molto a cuore dire, anche perché il tempo sta stringendo e quindi devo muovermi, è che il cambio di stato d'animo è dipeso dalla nostra mente, è questa che comanda, ma noi abbiamo una forza superiore a noi, che è il nostro intelletto, che ci dà il permesso di fermare un attimino la mente e decidere di cambiare opinione, o perlomeno di dimenticare quell'episodio per migliorare lo stato d'animo. E guardate che si può fare. Se ad esempio siete tristi perché vi è capitato una perdita al gioco, oppure non avete, sapete, in questi periodi c'è gente che magari non arriva a fine mese e si trova anche senza un quattrino, io sto facendo comunque un esempio, ecco, non buttatevi giù, perché tanto la giornata passa lo stesso dovete arrivare all'indomani. Quindi se voi effettuate il ragionamento del tipo: tanto che sto male o che sto bene, lo stesso la giornata deve passare, domani un altro giorno. Cosa scegliete di fare? Continuate a star male e a rimuginare nella mente? Oppure volete cambiare e pensare positivo, positivo, come va, fa niente, sorvola, andiamo avanti, non pensiamoci. Ebbene, io vi dico che se voi utilizzate il secondo metodo di non pensarci, in realtà voi state meglio, perché lo stato d'animo comunque provoca malori anche al fisico, quindi a tutto il corpo. Detto questo, e non voglio aggiungere altro perché ancora è presto poter parlare di quello che c'è dall'altra parte della materia, io vi saluto, un abbraccio ai miei carissimi fratelli con cui stiamo condividendo questi video, Spectro Maledicto, Igienista Mentale e Antimateria. Un abbraccio a tutti e un abbraccio anche a voi. Ciao, Giacomo.